Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07. Siamo qui con il riassunto della 23esima giornata di Serie A Team 2020-2021, partita che praticamente ha visto l'Inter, senza troppi giri di parole, allungare in vetta la classifica con ben 4 punti di vantaggio sul Milan. Quelli sulla Juve sono comunque virtuali perché la Juve c'ha la gara in meno. Comunque per lo scudetto credo che non sia ancora finita, nel senso che anche Roma, Lazio, Napoli e Atalanta non sono neanche troppo distanti. Il Napoli forse sì, ma le altre un po' meno. E comunque ragazzi, nei prossimi giorni spero di vedere più video, perché è un periodo un po' così per me. Non ho preso il Covid, tranquilli, sono sano come un pesce, semplicemente ho un po' di impegni in più, ma tranquilli che la voglia di fare video non mi è passata del tutto, quindi non vi preoccupate, io sono qui e sono ancora con una serie che mi contraddistingue: il riassunto della giornata, in questo caso la 23esima. Detto questo, noi non perdiamoci in chiacchiere, ringrazio il buon Antonio per le clip. 3-2-1, vamo ragazzi, partiamo! E partiamo ad analizzare proprio la decade rossonera, quel che è praticamente la decade rossonera, con l'Inter che perde, sì, l'Inter magari, la Juventus non mi sta più simpatica il Milan, scusate ragazzi, però comunque con l'Inter che guadagna la vetta della classifica in solitaria, ma con 4 punti di distacco stavolta, non con solamente uno. Praticamente mettono una serie ipotica sullo scudetto, sono i favoriti numero 1, io lo dico praticamente dall'inizio ragazzi, l'Inter è la favorita numero 1 per questo scudetto. Se non lo vincono quest'anno non lo vincono mai. Gran lavoro è stato fatto da Marotta, gran lavoro è stato fatto anche da Antonio Conte, ma soprattutto per me dalle scelte di mercato, perché l'Inter ha veramente una rosa della Madonna. Molto c'è da attribuire a Conte, che ha valorizzato dei giovani, ma molto c'è anche da attribuire a Beppe Marotta. Il Milan comunque iniziano ad essere un po' tanti gli stop dopo quelli con Atalanta, Spezia e Juventus, troppi punti persi per strada per i rossoneri, che a questo punto il loro obiettivo principale rimane la Champions League. Se riescono a dar filo da torcere per lo scudetto all'Inter, tanto di cappello. Per quanto riguarda la Juve, che è l'avversario secondo me numero uno dell'Inter in questo momento, devono cercare di fare 5-6 vittorie di fila o il primato dell'Inter non lo vediamo manco col binocolo. Streghe di maledizione, eh sì, perché la Roma non aveva mai perso contro squadre piccole ragazzi. La Roma è la squadra che ha ottenuto più punti contro le ultime 10 in classifica, però stavolta sono riuscito a sfatare la maledizione proprio il Benevento, e appunto loro si chiamano streghe ragazzi. Il Benevento è soprannominato streghe per chi non lo sapesse. E Roma in un piccolo periodo no, con appena una vittoria nelle ultime tre partite, anche se comunque momentaneamente è terza in classifica la Roma, con un punto in più dell'Atalanta e un punto in più della Lazio. Rispetto al Napoli ne ha 4 in più, ma il Napoli ha una partita in meno, anche se quella partita è comunque con la Juventus. Napoli che è arrivato a 8 sconfitte, l'analizziamo dopo. Bene il Benevento che ottiene un altro punto per la salvezza, i punti cominciano a farsi molto molto importanti. 25 punti in 23 partite, comunque un ottimo bottino per le streghe. Sono a più 10 sul Cagliari, che 18esimo, dovrà fare una bella rimonta. Comunque possono ritenersi tranquilli ma non troppo, diciamo così, tranquilli ma non troppo, anche perché dall'11esima alla 16esima posizione si passano appena 2 punti ragazzi. Lo Spezia che ha, e a proposito di squadre piccole di lotto salvezza, mi spiegate che cazzo ha lo Spezia ragazzi, che vince 2-0 col Milan e perde 3-0 con la Fiorentina, che non vinceva una partita dall'avanti Cristo. E va bene, la Fiorentina che non è vero, non è che vinceva una partita dall'avanti Cristo, ma veniva da un punto in 3 partite la Fiorentina, quindi insomma era molto molto complicato che vincesse una partita. Risorge in qualche modo Castrovilli, che comunque lo aspettavamo un po' tutti questo giocatore che è veramente veramente forte. Lo Spezia comunque ci sta uno stop del genere dopo comunque 2 vittorie di fila, quindi lo Spezia un po' era prevedibile uno stop del genere. La Fiorentina invece sale in cattedra, quota 25 punti in 23 partite, sicuramente un bottino inferiore rispetto a quanto possono permettersi una squadra con delle qualità comunque così importanti, però comunque l'importante per il momento era la salvezza, e infatti sono 16esimi, ma soprattutto con 9 punti di vantaggio sul Cagliari che è 18esimo, quindi in qualche modo qualcosina di benino la stanno facendo ragazzi. Piccoli passi che muove anche il Parma, sempre parlando di zona salvezza. Pareggio per l'Udinese, che proietta i friuliani anche loro a 25 punti. Male invece il Parma, che comunque in qualche modo muove i suoi piccoli passi. Un pareggetto è arrivato, sperando che nelle prossime partite arrivi la vittoria. È la squadra che ha vinto di meno il Parma ragazzi, 2 fottute vittorie, con la vittoria del Torino sul Cagliari. Ora il Parma è la squadra che ha vinto meno in questo campionato, 2 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte, un andamento da ultimo in classifica con 14 punti, probabilmente rimarranno penultimi perché non so se il Crotone riuscirà a far risultato contro la Juve.
Però insomma, in qualche modo il Parma sta facendo abbastanza male questo campionato, ragazzi. Spero per loro che risorgano, magari per avere un campionato un po' più combattuto, perché le ultime tre sembrano già affondate. L'unica che non è del tutto affondata è magari il Cagliari. Però insomma, il Torino dista 5 punti per il momento, che non sono neanche troppi. Poteva distare 2 punti o addirittura starne sopra, però hanno perso pure lo scontro diretto casalingo, che secondo me peserà tanto. A proposito di Cagliari, finalmente hanno fatto fuori quel Cesare di Francesco, ragazzi, che negli ultimi anni ha fatto una tripletta: 2018-19 disastro alla Roma, 2019-20 disastro completo con la Sampdoria, ultima in classifica, ora disastro completo col Cagliari. Non sono ultimi in classifica con 15 punti in 23 gare, dovrebbero essere ultimi, e come che dovrebbero essere ultimi, ma ci sono Parma e Crotone che hanno fatto incredibilmente peggio di loro. Vedremo come andrà a finire. La lotta salvezza non è ancora del tutto chiusa, perché c'è il Torino che ha 8 punti di vantaggio sul Crotone, 6 sul Parma e 5 sul Cagliari, quindi insomma non sono neanche troppi da recuperare. Fatto fuori di Francesco, ora vedremo chi sarà il nuovo allenatore, dipende voi da quando vedete il video, però insomma hanno fatto fuori di Francesco e si rivelerà la scelta più giusta. Dovevano cacciarlo molto prima loro di Francesco di quanto aveva cacciato subito invece il Torino Giampaolo, che secondo me poteva tranquillamente restare. Quindi l'hanno fatto fuori ed è giusto così, ragazzi. Ha fatto un mezzo miracolo con la Roma, però poi sta allenatore si è un po' perso. Bene anche l'Atalanta, che rimane in piena zona Champions momentaneamente, si trova a diciamo pari punti con la Lazio, a meno uno dalla Roma, quindi insomma la lotta Champions si infiamma. Anche la Juventus comunque è lì, non è che tu dici distano 10 punti Juve, Milan e Inter, no, in realtà sta giocando veramente bene l'Atalanta, quindi insomma non mi aspetto chissà che cosa, cioè nel senso non mi sarei aspettato che con il Napoli sarebbero riusciti a estrarre così tanto fuori il cornello dal cilindro. Invece fanno altri 4 gol, hanno veramente una media gol fatti pazzesca, solamente 4 in meno dell'Inter. Basti pensare che hanno fatto 8 gol in più del Milan, che era primo in classifica fino a qualche giorno fa. Seconda vittoria consecutiva, stanno continuando a macinare vittorie su vittorie, e penso che anche quest'anno la Champions possa essere alla loro portata, ragazzi. La Dea, anche quest'anno la Dea dice la sua in lotta Champions, lo dice anche la Lazio, che vince 1-0 ancora cinica con la Sampdoria. Delle squadre che sono lì in vetta, ragazzi, la Lazio è la squadra che ha meno differenza reti, appena 8, mentre la Roma 12, però tutte le altre la annientano. Cioè, ragazzi, Napoli 22, Juventus 22, Atalanta 22, che brutto numero però, mio numero sfiga. Milan 17, Milan 17 effettivamente, però Inter 33, ragazzi, quindi insomma la differenza rete della Lazio è un po' imbarazzante rispetto alle altre, ma l'importante è essere cinici, vincere anche per 1-0, anche con un gol fatto un po' così, però comunque l'importante era vincere. Le vittorie sporche che ti fanno essere grande squadra, e la Lazio, per come sta giocando, è una grande squadra in questo momento, perché comunque fa l'ennesima vittoria, si era fermata nello stop dello scorso turno, però insomma la Lazio in questo momento sta veramente veramente facendo buone cose a mio modo di vedere. Cinici loro, sono comunque a pari punti con l'Atalanta, meno uno dalla Roma, quindi in piena lotta per la Champions, a più due sul Napoli, che però il Napoli c'è la partita in meno, comunque con la Juve. Ballardini non perde, ragazzi, è inutile, Ballardini non perde, se non mi sbaglio sono tipo 10 risultati di fila che fa con il Genoa, 26 punti per ora per loro in classifica, 11 punti di vantaggio sul Cagliari. Pensate che quando era arrivato Ballardini il Genoa era penultimo, quindi qualcosa di buono diciamo che l'ha fatto, e voglio. Una squadra che ha veramente trovato la quadra, gioca un po' a destra, un po' Shumorodov, in questo caso ha segnato lui. Bene anche il Verona, che continua a macinare punti, sono 19 adesso i punti di vantaggio sulla zona salvezza, quindi anche quest'anno vedremo cosa ne uscirà fuori. Anche se gli era venuto mezza squadra, lui ha trovato dei nuovi talenti, ha trovato Ilic, in attacco non si sia ancora capito chi è il bomber, ma il vero bomber del Verona è Zaccagni, che ancora non ha segnato da quando l'ho preso all'asta di riparazione, però vabbè. Comunque, ragazzi, sta facendo veramente benissimo il Genoa, sta facendo veramente benissimo il Verona, non ho tanto da dire su queste due squadre, non ho tanto da dire da questo pareggio, arrivato praticamente all'ultimo minuto, ma ho detto Ballardini non perde per ora. Condizionato invece Sassuolo Bologna da un errore arbitrale veramente evidente, l'ha detto anche De Zerbi in conferenza stampa, quello da Ike probabilmente non era un fallo da rosso, ragazzi, partita comunque in qualche modo falsata, però il Sassuolo ha detto che fai, te ne privi, io comunque gioco, cioè che cazzo devo fare, di giocare io ci gioco, quindi insomma... non è che potevano dire no.
Quindi insomma, pareggio così, un punto in più per il Sassuolo, un punto in più per il Bologna. Servono più punti al Bologna in realtà, ragazzi, perché il Bologna ha 10 punti in meno del Sassuolo. Il Bologna ha 10 punti di vantaggio sulla zona salvezza, il Sassuolo ne ha 20. Quindi insomma, direi che erano dei punti che servivano molto più al Bologna che al Sassuolo sicuramente. Comunque Sassuolo che ottiene l'ennesimo punto, ha perso solamente 6 partite, 2 in meno del Napoli, le stesse sconfitte della Lazio, appena 2 sconfitte in più del Milan, ragazzi, e solamente 1 in più della Roma, ragazzi. Quindi veramente bene il Sassuolo, che è una squadra difficile da battere quest'anno, e fortunatamente che la Juve l'ha battuti. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare mi piace, caso contrario un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monospor07 è tutto, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!